Ma chi c'è là sopra? Bellissime persone dalla mente aperta. C'è Ben 10, vedete? Allora, voi avete mai visto Ben 10? Perché io l'ho visto. Praticamente qua ci sono due modalità. Possiamo fare la story mode, la storia, e poi la free roam mode. Allora, io direi che magari in un prossimo video potremmo anche fare la story mode. Però io direi che per ora meglio la free roam mode. Praticamente andiamo in giro a trasformarci in ciò che caspita ci pare. Allora, è leggermente complicata. A quanto vedo, praticamente questo. Queste praticamente sono tipo delle quest che si possono fare. Quindi, molto bello e molto utile. Qui posso praticamente mettere combat on off, weather on off. Io direi off, ovviamente. No, cos'è? Ho messo on? Non ne ho idea. Ok, sì, adesso è infatti, cioè, nel senso, scusatemi. Ok, poi qua la modalità, eccetera. Va bene, ok, va bene. Possiamo uscire. No, però scusate, dovete mettermi giorno. Sì, grazie mille. Adesso posso scegliere l'Omnitrix. Oh, no, che figata! Posso. Adesso scelgo XLR8. Come faccio? Oh, non so come posso fare. Forse così. Ho capito. Allora, voglio scegliere XLR8. Come faccio? La madre! No, raga, sono. Ma che figata, sono diventato XLR8. Ma sapete che caspita? Allora, praticamente Ben 10 nella mia infanzia. Praticamente c'è sto ragazzo che indossa un orologio, no? È un orologio che praticamente lo fa trasformare in un alieno. In 10 tipi di alieni diversi si può trasformare. Praticamente io adesso posso anche creare un tornado. Questi alieni hanno diverse pe peculiarità. Tipo XLR8 può andare tipo super velocemente e può tipo creare anche dei tornadi, a quanto ho capito. Poi tipo può anche fare cose strane. Ma perché non fa? Boh, è strano, cioè in effetti, se ci pensate è un po' strano. Però praticamente, qua, poi dopo un po' l'Omnitrix si scarica e ti fa così, vedete? E praticamente adesso sono di nuovo umano, ma poi dopo posso ritrasformarmi dopo un po' di tempo. Intanto esploriamo anche la mappa. E ragazzi, io vi dico che siete persone aperte di mente, perché mi guardate, nel senso, siete. È importante, no, ovviamente, nel 2021 essere considerati aperti di mente. Perché ci sono purtroppo alcune persone che non hanno capito bene come funziona, che non sono molto aperte di mente, che non sono nemmeno aperte alla possibilità di lasciare una persona che magari ami chiunque, tipo le persone dello stesso sesso. Infatti, se seguite il mio canale, è come dire automaticamente che siete aperti di mente, perché si sa, no? Cioè, ormai si sa, è una cosa tutta nostra, noi qui siamo tutti aperti di mente, quindi è importante questa cosa da tenere in considerazione. Io mi dovrei trasformare in. Che brutto questo qua, no? Questo qua no, slapback. Cioè, qua ci sono pure gli alieni che magari nel primo Ben 10 non c'erano. Io ovviamente ho visto quasi tutti i Ben 10. Ecco, forse però questo non lo conosco perché è uno dei nuovi. Questo, raga, questo. No, vabbè, oppure tipo. Questo era il fuoco, là, non mi ricordo i nomi perché io ho dei problemi con i nomi. Ah, scelgo questo. Boom! E sono diventato fuoco! Wow, ho scanciato il fuoco. Beh, raga! No, che figata! No, vabbè! Sono fortissimo! Cioè, ma cosa mi state dicendo? Allora, adesso guardate. Pam! Posso volare? Ah, ok, posso tipo far così, vedete? Posso tipo planare, giusto? Vabbè, ho capito. Oh, muori! Ah, uso tutta la mia forza delle mani per distruggerti! No, vabbè, che figata. Cioè, allora, per me che io sono un fan di Ben 10. Infatti, fammi l'autografo, Ben, se mi vedi. Praticamente, facciamoci una foto. Infatti, che aspetta, l'autografo, ma quanto sono boomer. Vabbè, praticamente però è molto bello perché io sono un suo fan, lo guardavo da piccolo, praticamente erano i miei cartoni preferiti. Scrivetemi se voi lo guardavate, Ben 10, oppure se lo state guardando ancora perché in realtà ancora c'è, però ci sono le nuove versioni. Io devo capire come si fanno le quest però. Ah, ok. Praticamente devo prendere gli Omni Token. Che caspita è sta roba? Non so, e sembra anche innervosito sto qua. Non lo so, però boom! Poverino, gli ho lanciato una palla di fuoco. No, però adesso userò chiaramente il mio potere. Il mio potere, forza! Ma che. Ok, vabbè, il mio potere ora è un po'. Non esiste. Come faccio a bruciare se sono già fatto di fuoco? Ma non ha senso. Vabbè, andiamo nel. Ma se io vado nel mare con questo alieno qua, cos'è che succede? Raga, se vado nel mare, mi sa che succede un casino. Secondo me muoio. Cioè, allora, nel cartone se tipo andava nell'acqua comunque praticamente il fuoco si spegneva, però non è che moriva. Io ora non so però praticamente come funziona qua. Intanto si sentono anche i suoni di sto qua che salta. No, scusatemi. Come faccio ad essere di fuoco però, stupido. Però vabbè, devo dire, complimenti, hanno fatto una bellissima cosa. Io adesso però mi voglio trasformare in altro.
Comunque, vedete, sono di nuovo io. Allora, non impressionatevi, signore. Io praticamente adesso mi trasformo in 4x4. Guardate che bello, wow, sono bellissimo. E infatti adesso, bam! Spara benfete! Spumber! Ma che caspita. Aspetta, guardate che adesso. Boom! Ma perché non fai niente? Ma ti odio! Basta, io sono stufo. Adesso vado a fare questo. Questo dice: raga, sto impazzendo. Cioè, non è normale come cosa, ma ci rendiamo conto. Devo capire bene. Cioè, allora, in teoria 4x4 può saltare. Porca puzzarda, una roba pazzesca. Cioè, proprio può saltare in alto, su alto nel cielo, tipo. Tipo, se io adesso vado. Sbada benfete! Sbam! Ti sei cagato addosso, figlio. Figlio di. Allora, praticamente cosa. Devo andare a prendere questo. La macchina posso prendere. Non po. Non. Mi dice che non posso prenderlo. Come si permette? Devi romperti. Devi romperti. Rompiti immediatamente, schifosa. Vedete che funziona, però arrabbiandosi. No, raga, che caspita. Devi scagliarla. Lancialo. Lancialo, ho detto. È stupido. Cosa sta facendo? Devi lanciare. No, sta continuando a prendere le robe. Raga, non è normale sto qua. Cosa devo fare? Questo elemento è bloccato e non può essere eliminato. Ho capito. Cosa devo fare? Raga, sta continuando a fare cose strane, raga. Aiuto. Non è normale. Allora, vado dalla struttura dei bitcoin. Non si può dire sta roba su. Non lo so. Evito di dirla. Comunque sto camminando con un masso sopra la testa. Io ora, non per dire, ma non è normale come cosa. Cioè, ci rendiamo conto. Se io faccio tipo. Boom! Non funziona. Ma cosa devo. Ma scusatemi, no, non credo sia normale. Se io ritorno normale. Ok, sono ritornato normale. Adesso sono di nuovo Dunis. Adesso guardate, preferisco trasformarmi in XLR8, che almeno è quello più veloce. Oh, vroom, adesso guardate, sono tipo super veloce. Avete visto? Mi sono teletrasportato proprio. Perché io sono di una velocità talmente tanto elevata che nessuno può ostacolarmi. Ma tipo, se io vado. Prima di tutto, lei signore cosa ci fa qua? Cioè, adesso le crea un tornado che proprio dovrebbe volare dall'altra parte del mondo, anche se vedo che non gliene frega un beato ceppo di niente. Ma tipo, adesso uso il mio boost e porca puzzarda, te ne vai da un'altra parte. Guardate la velocità! Vroom, via! Ah, adesso utilizzo la mia talmente tanto velocità pazzurda che vado dalla struttura dei bitcoin e. Non dico che è meglio. Però, porca puzzata. Ovviamente su Minecraft, dico ragazzi. Ovviamente è su Minecraft. Guardate qua. Ho trovato un altro token. Ciao signorini. Signorine e signorine. Come va? So che non vi sembro normale. Cioè, lo so. Sono XLR8 dopo tutto. Guarda. Ma. Certo che però devo dire che XLR8 ha qualcosa di sensuale. Devo dire. Molto. Giusto per parlare di apertura mentale, no? Perché. Giustamente. Cioè, a chi piace di tu. A me piace, per esempio, XLR8. Avete qualcosa in contrario? Cioè, boh, veramente. No? Sono scioccato da questi pregiudizi. No, vabbè, scherzo. Comunque, adesso vado in giro. Signora, beh, scusa. Io adesso devo cercare qualcosa da fare. Perché praticamente non c'è letteralmente niente. Cioè, vabbè, ok, adesso io sto andando in giro. Ma com'è che faccio a fare robe? Signore, cosa vuole lei? Ma le devo. Ma porca puzzarda, però non vola. Ma lei deve volare. Allora, guardi, io sono Dunis, mi vede? Prima ero Ben 10, cioè ero trasformato in alieno. So che le può sembrare strano, lo so perfettamente. Cioè, adesso sto qua mi sta, tipo, sta dicendo che sono impazzito. Però, guardi, se io faccio così, praticamente, posso diventare un ratto. Cioè, vede, sono un ratto. Ma che figo che. Infatti, adesso se. La graffio tutta. Si è spaventato, poverino. Gli ho fatto proprio. Oh! E praticamente era tipo un balletto, no? Ma è bello fare il balletto. Se io adesso faccio BAM! Raga, secondo me si sta chiedendo: ma che co dove sto vivendo? Cosa. Ok, vabbè. Scusa, ma se io faccio così. No, non fa niente. Va bene, ho capito. Lei, signore, comunque mi sembra più antipatico. Cioè, se posso dire la mia. Poi dopo, giustamente, lei può pensare co come vuole. Giustamente, ma. Insomma, secondo me lei è un po' antipatico. E comunque, guarda qua. Cioè, ragazzi, guardate qua. Io praticamente posso in teoria salire. Oh, guardate che figata! No, vabbè! Che figata queste animazioni! No, raga, top! Amo troppo! Lovo proprio sta cosa. Allora, cosa devo fare? Che belli sti cagnolini! Ma se ti prendo.
Ah, ti, cosa hai fatto? Ha fatto un verso strano. Muori, schie... Via, via, via. Ma perché ha un casco in testa sto qua? Ora lo noto solo. Ma io in teoria posso salire sui palazzi? Posso? Non po... Se, posso. Gli oggetti fissi. Ma come ti permetti di dire gli oggetti fissi? Posso? Devo salire. Esatto, mi arrabbio se non faccio roar. Vabbè, in qualche modo salirò. Sono salito sopra il palazzo, ovviamente adesso mi trasformo perché avevo in mente di fare un'ultima cosa molto importantona. Quello che avevo in mente io di fare era semplicemente di trasformarmi in una sorta di... Eccolo, questo qua, Jetrai. Praticamente questo qua in teoria può volare. Allora, praticamente io ho i laser con questo qua ed è fighissimo. Allora, praticamente questo mi pare fosse in Ben 10 Omniverse, mi pare che si chiamasse. Guardate, la memoria purtroppo inganna. Però sì, praticamente ho la fly. Posso anche fare pick up. Ok, prima testiamo le altre cose. Drop, vabbè, insomma. Facciamo la fly. Mamma mia, raga. Cioè, guardate qua. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Ma sto letteralmente volando. Cioè, guardate che figo. Cioè, nel senso, scusatemi, ma io mi sono innamorato di questo nuovo alieno. Cioè, adesso faccio... Ah, ma sto scendendo giù? Come funziona? Non sto capendo. Però comunque devo andare su questo sorta di dirigibile. Guardate che è bellissimo andare sul dirigibile, perché praticamente ci sono avventure nuove. No, seriamente, sono curioso di sapere cosa c'è qua sopra, perché sinceramente questa mappa non la so nemmeno. Cioè, guardate anche lì, tipo, è pieno di robe. E dovremmo anche esplorarla tutta quanta. Ma sapete quanto sarebbe figo farci una serie qua, in questa mappa qua? Sarebbe molto bello. Allora, basta flyare, ovviamente. Ok, sta smettendo di... Ok, ha smesso di flyare. Molto bene. Adesso posso andare a vedere un attimo una cosa. Cioè, nel senso, cosa posso andare a vedere? Posso andare a vedere qua sotto se c'è qualcosa. Senti, io già rompo perché mi sono rotto le palle. Quindi faccio così e non c'è niente. Beh, giustamente. Ma scusa, ma dai, non può non esserci niente. Cioè, nel senso, no. Magari era solo per estetica. Può essere. Però, devo dire, è bellissimo questo dirigibile. Cioè, complimenti alle persone che l'hanno fatto. Complimenti davvero. Top. Ah! Aiuto! Se non avessi la possibilità di volare adesso, sarei morto. Sarei letteralmente morto. Yuhu. Bene. Fatemi sapere se volete vedere altri di questi video qua di Ben 10. Ovviamente io mi trasformerò. E... Boom. No, non va. Vabbè, vai a quel paese. Ti faccio i laser. Ciao.